Ecco, per Settimana Sport, mister, cosa mi dice? Avevate messo sotto squadre del calibro del Pietra, della Cairese e Taggia, però oggi diciamo non ci siete riusciti. Forse le motivazioni non erano, diciamo così, come al momento quando avevate incontrato le altre squadre, anche perché avevate vinto la Coppa Italia regionale, il quinto posto praticamente era assicurato, quindi forse è mancato un pochino qualche motivazione. Il discorso è questo, l'ha già detto tutto lei. Purtroppo le motivazioni sono quelle che portano avanti le cose per una partita. Oggi noi siamo scesi appagati e abbiamo trovato una squadra molto inquadrata davanti a noi che sapeva di andarsi a giocare una fetta di campionato. Noi, tra virgolette, eravamo appagati per la Coppa Italia e quello che avevamo a fare. L'unica cosa che ci dispiace è che volevamo chiudere il campionato in casa imbattuti. Purtroppo non ci siamo riusciti. Complimenti a loro che hanno dimostrato di avvalersi di questo gettone per andarsi a giocare la vittoria e passare di categoria. Noi ci abbiamo provato per tutto l'anno, abbiamo rispettato quelli che erano i canoni che ci siamo pregiudicati per quello che volevamo portare a termine. Purtroppo tra infortuni e quant'altro ci hanno un po' penalizzato. Noi purtroppo siamo anche una squadra che siamo imprevedibili. Comunque è stato il terzo anno consecutivo che raggiungete il quinto posto, non mi sembra cosa da poco. Non da poco, questo siamo d'accordo, però rimane sempre l'amarezza in bocca per non essere riusciti a arrivare ai playoff, anche perché con quello che avevamo fatto durante l'anno abbiamo dimostrato che potevamo benissimo stare con le prime. Le ripeto, il fatto di avere degli infortuni e di averci giocato parte del campionato con degli uomini importanti fuori dalla formazione ci ha penalizzato molto. Perfetto, grazie mister, complimenti. Grazie a lei, arrivederci. Grazie.